Sanremo Mortelli. Hey, 1, 2, 3, 4. Grazie e buonasera. L'orchestra di Nemo Mortelli, vediamo! Grazie. Benvenuti tra vette e trovo vete. Volevo ricordarvi che sabato c'è Maria, ospiti di Maria, Platinette, Rocco Casalino, Solange e altri froci. Andiamo. Basta. Grazie, basta. Ore 21, canale 5, Maria fa te poppi pereppe. Te poppi di pe. Bene, vai demo sigla! Grazie Boni! Basta! Basta! Grazie Boni, basta! Questa sera vogliamo parlare di tetto. Muovete, grazie. Dove è andato? Al divino amore? Va bene. Allora, stasera parliamo di tetto. La prima volta, per la rubrica Limonando. Vogliamo sapere la prima volta quando è stato, come è capitato, che avete provato, la tentazione che avete provato. Boni. Boni, basta che stiamo a fare le un po' le lene, non c'è tu ore. Mettiamo. Allora, grazie per la sigla di demo. Una gran rottura dei coglioni, però cambiatela, vogliamo cambiarla. Allora, vogliamo sapere da voi che avete provato al primo contatto d'amore o una ragazza o viceversa. Vai Valentino, vediamo un po'. Muovete, oh, che ti appena l'affare. La signora, la signorina nera al terzo posto. Buonasera signora. Buonasera. Come va? Bene, grazie, lei? Io bene, che stiamo. Tenta. Sì. Si chiama lei? Laura. Laura, di dov'è? Brescia. Brescia città o? Brescia città. Città. Lei si ricorda la prima... primo momento con un ragazzo dove eravate, che avete fatto, che ha provato, che ha tentito? Sì, sì, lo dica per favore, lo dica. Andiamo. Abbiamo fatto tutti. Abbiamo fatto tutti quanti. Allora, mi dica, quando è stata la prima volta? Non chiedo il primo approccio. Che se ride, scuri, è importante, direi. Posso partecipare a passaparola? Che sta a dire? Signorina,
È venuta da sola o col... Con un amico. Dell'istituto? Più o meno. Meno male, deve fatta parola. Per far fatta parola devi domandargli dei torti. Scusi. Vabbè, metto una parola buona, però mi dica quando è stata la prima volta che ha provato qualcosa di nuovo che l'ha colpita. Non me lo ricordo più. Lei se voleva rovinare lo spettacolo, proprio lei lo beccava. Quando si dice la sfortuna... Togliagli il microfono, via, togliagli il microfono. Signora, lascia il nome che non viene più qua a lei, scusi. Andiamo, gira, vai, prendiamo, vieni qua davanti a me, il tuo signore con la camicia rosa, la maglietta rosa. Come mai sta maglietta rosa? Perché sono gay. Demo! Non le domando niente io perché... Meglio. Comunque, il signore vicino è... No. Risponda, è lei? No. No. Non chiede... Allora, mi ha lasciato. Chi l'ha lasciato? State prendendo per il culo voi, Scusate, Andiamo, ragazzi, Allora mi dica se lei non è, e non è un peccato, è normale, lei che, la prima volta sua, quando è stata? Un po' di tempo fa. E questo è normale? Sì, avevo il costume di lana ancora. È difficile stasera, Sì. No, ma volevo dire, perché stiamo parlando di limonando, quindi la prima volta che lei ha trovato una ragazza, era piccola, dove era, all'oratorio? Era al mare. Al mare. E che ha fatto? L'ho baciata. Ma dove? Come? Che prima che ha fatto? È arrivato in spiaggia, gli ha dato un bacio. Ma vuole una dimostrazione pratica? No, ma che mi sta prendendo in giro? Ma che sta prendendo in giro? Ma che c'è la mattina? Ha tolto un piatto al culo. Ma stiamo prendendo in giro? Andiamo. Stasera è una serata brutta. Togligli il microfono. Valentino, quel signore quarta fila della giacca nera che sta lì come un patto, eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Tenta, se me lo parlare, qui siamo tutti spiritosi. Ma io so... Anch'io. Anche lei è spiritoso? Sì. Abbastanza. Abbastanza. Allora, vediamo se mi fa ride. Quanti anni aveva quando ha avvicinato la prima ragazza? 14. Prima? Ma pensavo a qualcos'altro. Immagino. Che gli ha detto quando l'ha avvicinata? Ha sentito un rimescolio, tutta l'agitazione, il rottore, la fatta? Batticuore. Batticuore, lo vede. E che ha fatto? Gli ha parlato? No, sono passato subito... Ai fatti. Tanto non ero capace, quindi... Che è partito da 3 metri con la lingua fuori? Che ha fatto? Ha dato un bacino? Un bacino. Ma poi quando è tornato a casa, che attenti, se si è trovato un'altra vita, che è cambiato... Mi sono sentito un pirla, però fa niente. Poi è passata questa cosa del pirlo, l'ho ce l'ha tuttora? No, è passata. È passata. Vedo che la signora applaude, quindi la signora è sua moglie. Lo sapevo. Qui non parla nessuno, poi vengono in camerino, fa io a 14 anni gli ho dato giù. Sinceri, passa la signora che rideva come una patta. Buonasera. Buonasera, come si chiama lei? Laura. Laura, di dov'è? Genova. Che era in marina lui? No. Come mai si è trasferita a Brescia? Per seguirlo? Sì. Ne valeva la pena? No. Lo dica se non ne vale la pena. Bisogna dire a Titteri. Oh.
Signora, e poi ve lascio perché fa un caldo infernale qua. Sì. Il primo ragazzo non è stato lui, perché assolutamente no. È no, 400 chilometri di distanza. No. Qual è stato il primo ragazzo? Il primo ragazzo è stato... Il nome non me lo ricordo. Va bene, ma dove, quando? Dove? Genova, d'estate. D'estate? A Lido Alvaro? No. Dove? Chiavari, Lavagna. Ammazza, il nome è giusto. mi fate dire volgarità. Hai ragione. A Chiavari è andata. Sono di Chiavari. È di Chiavari, andiamo, sì, sì, andiamo. Non mi dica che Chiavari è andata in bianco. No. Ti ha fatto il primo bacio? Sì, il primo bacio. Non se l'è scordato ma ancora, no? No, assolutamente. Stava bello? Bellissimo. Beh, noi esageriamo che... Perché ha provato quando è tornata a casa, l'ha accompagnata, no? Se n'è andata no, a casa. No. Tutto aspettare il fratello che mi portasse a casa. Che gli ha detto il fratello? Ma ero con le amiche. Certo, fratello e mamma sanno che ero con le amiche. Esatto, va bene. Grazie signorina, grazie a Genova e i miei saluti Chiavari. Va bene, io vi ringrazio, perché se abbiamo finito, diamo la sigla, ti pario. Grazie.